Napoli mille colore. Buona domenica a tutti dal vostro maestro esperto di calcio. È terminato il primo tempo del nostro amatissimo Napoli. Innanzitutto volevo fare una premessa, ricordare tutti, iscrivetevi al mio canale, un ringraziamento che l'abbia fatto. Iscrivetevi. Insomma, è terminato il primo tempo, un sontuoso primo tempo del Napoli, terminato con Torino 0, Napoli 1, gol al settimo minuto del nostro grande Calejón. Dodicesimo gol stagionale per Calejón in campionato. Il Napoli comunque io mi devo mangiare le mani, ha giocato un grande primo tempo, ma non è cattivo sotto porta, si è mangiato troppi gol dopo l'1-0. Un altro con Calejón, e sono due, era 2-0. Un altro con Mertens da solo contro il portiere fa un pallonetto troppo, un pallonetto sbagliato, in porta non c'era nessuno e la palla va fuori. Un'altra occasione con pallonetto di Insigne che era quasi sicuro il gol di 2-0. Un'altra occasione con Hamsik che poteva benissimo fare 2-0. Bisogna stare molto attenti a queste partite, e queste partite bisogna cercare possibilmente di sfruttare tutte le palle gol per mettersi al sicuro. Insomma, speriamo che Napoli giochi così bene anche nel secondo tempo. Ha giocato molto bene in difesa, sontuoso Koulibaly, ha praticamente al momento annullato un gran bel giocatore come Belotti, molto bene alla difesa, benissimo Alain, sta giocando benissimo, molto fosforo, grinta, muscolarità e progressione a centrocampo. Mertens purtroppo non sta facendo una grande partita perché purtroppo è brutto dirlo, si è mangiato un gol. Insigne sta giocando bene, Hamsik sta giocando una grandissima partita, probabilmente al momento il migliore in campo, al momento, visto che anche ha sbloccato la partita, è il nostro grande Calejón. Ci sentiamo alla fine appunto della partita, sperando appunto che Napoli porti a casa questi importantissimi 3 punti, che metta pressione alla Roma, che stasera giocherà con la Juve, e sperando che la Roma ovviamente non batta la Juve, sottinteso per noi tifosi del Napoli, non ce l'ho con i tifosi della Roma, non ce l'ho con nessuno, cerco sempre di essere il più sportivo possibile. Ci vediamo alla fine della partita, sperando che Napoli abbia vinto. Ciao io! Siamo contenti, questo è l'obiettivo, vincere tutte le partite che ci stanno fino alla fine e provare per arrivare secondi. Poi penso che salisse un'altra volta il Napoli, mette la mentalità giusta, gioco bel calcio anche con grande passione dei gol e facendo tanti gol. Speriamo di continuare così fino alla fine e di continuare così a lavorare fino all'ultima partita. C'è stata una prestazione perfetta nel primo e nel secondo tempo, c'è stata però una differenza tra il primo e il secondo tempo. Nel secondo tempo siete riusciti a essere anche concreti, nel primo forse avete sprecato troppo. Eh sì, sul primo tempo ho mancato fare il secondo e andare più tranquilli a altro tempo. Avevamo sbagliato qualche occasione, però nel secondo tempo abbiamo mostrato un po' di disparità in più e abbiamo fatto tante cose. L'ultimissima cosa, senti, stasera visto la corsa al secondo posto, vi tocca di fare Juve. Speriamo di arrivare al secondo, soltanto giorno stasera una bellissima partita, speriamo che si lasciano qualche punto. Si tifa soltanto per una squadra, si guardano le altre unicamente per l'interesse e noi esultiamo per questo 5-0 maturato allo stadio Grande Torino, doppietta di Callejón, gol di Mertens, gol di Insigne, gol di Zielinski, il Napoli sa fare solo così, sa esagerare e che fa sempre il suo dovere, ha sempre la coscienza a posto. Noi vi guardiamo stasera, vediamo se anche voi farete lo stesso, vediamo se anche noi avremo la coscienza a posto, come voi. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
Buon pomeriggio a tutti dal vostro maestro esperto di calcio. Sono molto emozionato. È stato uno straordinario secondo tempo del Napoli, addirittura migliore di secondo. Straordinaria sinfonia di questa straordinaria squadra di Sarri che gioca un calcio fantastico ed incredibile del nostro Napoli. Mi sono anche emozionato. Torino-Napoli è finito 5-0 per il Napoli fuori casa col Torino. Prendo un po' di appunti, scusate, perché tu sai che talmente tante palle gol. Al 60° del secondo tempo finalmente arriva 2-0. Contropiede, palla per Goulart centrocampo. Bellissima, entra Mertens, va poco fuori, vicino dentro l'area, si attira a sé Rossettini, la passa al centro dell'area che Insigne, che da fuori area tira di prima intenzione raso terra, bellissimo 2-0 del Napoli. Il Napoli continua a macinare uno straordinario gioco, il Torino in campo sparisce, non c'è più. Al 72° si scambiano il favore. Palla centrale in verticale, bellissima di Insigne, centrale, la dà in verticale a Mertens che appena dentro l'area tira e fa un bellissimo 3-0. Un Napoli d'applausi. Dopo neanche 4 minuti Napoli insiste, spinge sempre più forte e su un cross molto bello di Mertens, va a scavalcare il portiere Hart del Torino e si apposta sul secondo palo a porta vuota, la deve solo spingere dentro l'area di rigore. Doppietta di Caleggio, 12° gol e 4-0 per il Napoli, 25° gol in campionato per Mertens ed 25° campionato e 13° gol per Caleggio e 16° gol in Serie A per Insigne, una cosa pazzesca. Poi il 78°, su una bellissima azione per mettere la ciliegina su questa straordinaria partita, c'è una bella azione da fuori area, la prende al volo Zielinski che calcia al volo e la manda a mezza testa, fil di palo, un tiro bellissimo, potentissimo, imparabile. È stato un Napoli straordinario, una partita stratosferica, vincere 5-0 fuori casa a tutti altissimi voti. Reina 6, poco inoperoso, Koulibaly 7,5 straordinario, 7 al Biol, hanno giocato 7 anche a Goulart, un bel 7,5 a Isai, partita straordinaria, ha giocato benissimo anche a Lam, 7,5, Zielinski è entrato 7,5, ha fatto anche gol, grande partita del capitano Marek Hamšík, 7,5, Jorginho ha giocato finalmente anche oggi molto bene 7, straordinario Caleggio 8, doppietta e dappertutto nella fase offensiva, nella fase di non possesso palla, fa una straordinaria doppia fase, uno dei migliori in Italia in assoluto in quel ruolo. Straordinario Mertens che arriva al suo 25° gol in campionato, bellissimo gol, è un'altra straordinaria partita di una classe sopraffina e veramente stratosferica del grande Insigne, tocca una marea di palle, è sempre pericoloso. Comunque un Napoli straordinario, non ho parole, scusami, sono anche un po' emozionato. 5-0 fuori casa col Torino, siamo al secondo posto, stiamo mettendo pressione alla Roma che stasera sarà costretta a vincere in casa con la Juventus. Ho già dato tutti i voti, chi non si è iscritto ancora al mio canale, si iscriva al mio canale. E vi voglio dire questa cosa, oi vita mia, col cuore, a chi sto cuore, si stato un primo amore non si scorda più. Un saluto a tutti e forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli!